Storie italiane. Il fantasma dell'opera. C'era una volta, in una splendida notte parigina, una voce magica come la luce delle stelle che stava per risuonare in una sala silenziosa e affollata del Grand Palais Garnier. Sua voce è bellissima, come le onde calmanti dell'oceano. Chi è? Oh, quella è Christine Day. L'ho vista solo in piccole produzioni. È un soprano svedese, una cantante emergente. Mentre il nome di Christine si diffondeva tra la folla, c'era un uomo che la conosceva bene. Mi sembra di essere in un prato. Non quest'uomo, sto parlando di... lui! Questo è il visconte Raoul de Chagny. Raoul! Sveglia! Stai offrendo a tutti un vero spettacolo! Cosa vuoi dire? Oh no, è imbarazzante! Questo è... bello, vero? Se non fossi stato un così buon amico, ti saresti perso tutto! Lo spettacolo si concluse e calò il sipario. Ma per Raoul, la notte era appena iniziata. Vai pure avanti, ho degli affari da sbrigare. Affari? In un teatro dell'opera? Bene, ma assicurati di dormire un po'. Sicuramente, chiederò a uno dei cantanti di cantarmi una ninna nanna. Raoul andò dietro le quinte a cercare Christine. Christine era nella sua stanza, ma non era sola. Fantasma, mi hai sentita oggi? Sei stata fantastica. La voce apparteneva al fantasma che risiedeva nel Palais Garnier. La gente lo temeva e obbediva ai suoi ordini. Christine, invece, aveva ricevuto da lui lezioni segrete di canto e quindi non lo temeva. È tutto merito tuo. Come posso ringraziarti? Beh, non mi dispiacerebbe se tu... Oh, chi è? Christine, sono io, Raoul! Raoul e Christine si erano conosciuti da bambini. Un triste giorno, però, erano stati separati a causa del lavoro del padre di lei. Mia cara Christine! Oh, Raoul! Quanto mi sei mancato! Parlarono per un po' e poi... lei tornò nella sua stanza. Christine... chi era? Oh, è un amico d'infanzia. Davvero? Ti ha chiamato cara Christine? È davvero solo un amico? Ma certo! Cosa potrebbe essere di più? Spero che non ci sia altro. Christine e Raoul iniziarono a incontrarsi spesso. Cosa? Hai dormito mentre cantavo? Ero stanco. Essere un visconte non è facile. Così come non lo è nemmeno essere un soprano. Come hai fatto a diventare così brava? Lei gli parlò del fantasma che le aveva insegnato. Questa è una bella battuta, Christine. Stai scherzando, vero? No, non scherzo. Raoul era sempre sommerso dal lavoro e non sapeva niente del fantasma. Christine, pensi che il fantasma possa essere Babbo Natale? Puoi essere onesto e dire che non mi credi? Non ti credo, ma credo in Babbo Natale. Raoul! Volevi la sincerità? Senti, credo che qualcuno ti stia facendo uno scherzo. No! Perché non riesci a credermi? Raoul non poteva sopportare di vederla infelice. Così si scusò e accettò la sua storia. Con il passare del tempo, il loro affetto aumentò. Christine, devi enunciare meglio il tuo canto. Raoul ha detto che gli piace il mio profumo. Non è dolce? Ah, dolce come un limone. Non credo che sarà presente allo spettacolo di domani. È molto impegnato. Splendido. Sai, credo che mi ami. Amarti? No. No? Sto solo dicendo che devi amarti per la tua fama.
Quale fama? Sono popolare come l'ananas sul pane. Stanno selezionando i cantanti per la produzione del Faust. Farai di tutto per partecipare. Il Faust era una produzione importante a cui ogni cantante d'opera voleva partecipare. Di tutto? Se qualcuno ti aiutasse, lo ameresti? Oh sì, fino alla luna e oltre. Il teatro dell'opera aveva assunto due nuovi manager. Cos'è questo? Una lettera? Rimuovi Carlotta dalla produzione del Faust. E metti Christine Dye come protagonista al suo posto. Firmato Fantasma. Oh no, è lui! Oh, che assurdità! Non c'è nessun fantasma, è solo uno scherzo infantile. No, dobbiamo ascoltare. Allora ascolta, Carlotta continuerà a essere la protagonista. Vedremo. Carlotta era una famosa cantante d'opera. Tuttavia, il fantasma era temuto per un motivo. Durante una delle esibizioni di Carlotta, la sala si riempì di suoni stridenti. Che cos'è questo suono orribile? È Carlotta? Sembra una rana. Il fantasma era un abile ventriloquo e poteva lanciare la sua voce ovunque. Era lui a gracchiare. Oh, cos'è questo? Un ratto! Ratti! Ah! L'intera notte fu un disastro. E Carlotta si ammalò per la tristezza. Così Christine rimpiazzò Carlotta per il Faust. Fantasma, ho delle notizie incredibili. Oh! Sarò la protagonista del Faust. Povera Carlotta, però. Oh, starà bene. Christine si allenava duramente ogni volta che poteva. Raoul era estremamente orgoglioso di lei. Dobbiamo festeggiare dopo lo spettacolo? Sì, certamente. Arrivò la sera della rappresentazione del Faust e lo spettacolo fu un successo. Christine diede il meglio di sé e il pubblico fece il tifo per lei. Quando tornò nella sua stanza, il fantasma la elogiò. Sei stata bravissima, Christine. È tutto merito tuo. E stasera festeggerò il mio successo con Raoul. Raoul? Bruciando di gelosia, il fantasma pensò intensamente. Christine, ho una sorpresa per te. Cosa sta succedendo? Vuoi vederla? Segui le luci. Incuriosita, scese attraverso il passaggio poco illuminato. Era lungo e tortuoso. Benvenuta, Christine, nella mia umile dimora. Sei tu, il fantasma. In realtà mi chiamo Eric. Wow, sono così felice di conoscerti. Vorrei che anche Raoul potesse vederti. Dimentica, Raoul. Perché ti interessa così tanto? Ti ha procurato lui la parte principale nel Faust? No, sono stato io. Cosa vuoi dire? Mi sono sbarazzato di Carlotta perché tu potessi essere la star. Hai promesso di amare colui che ti avrebbe aiutata con il Faust. Quindi devi restare qui con me. No, Eric. Oh,
Quindi ora sono solo un amico? Beh, non c'è problema, abbiamo una vita intera per amarci. Quale amore? Ti aspetti che io ti ami? Un bugiardo? Mi hai persino nascosto il tuo volto. Non hai bisogno di vederlo. Perché no? Fammi vedere la tua faccia. No, no! Ora penserai che sono orribile. È per questo che ti sei nascosto dal mondo? Dal giorno della mia nascita, tutti mi hanno evitato. I miei genitori non mi guardavano nemmeno. Non avevo amici. Eric. Volevo solo essere amato come tutti gli altri. Ma con questa faccia orrenda. Non sei orribile. Sei diverso. Tutti siamo diversi. Sposami, Christine. Non posso. Io amo Raoul. No! Allora, sarai mia prigioniera. Nel frattempo, Raoul stava cercando Christine. Chiese in giro, ma nessuno l'aveva vista. Forse il misterioso fantasma l'ha presa. Silenzio, non dobbiamo parlare di lui. Raoul si ricordò che Christine aveva parlato del misterioso fantasma. Fantasma, hai portato via la mia amata Christine. Cosa? Di fronte a un Raoul stupito, gli specchi rivelarono il passaggio nascosto. È così, Christine, vengo a salvarti. Raoul scese le scale, ma non sapeva che Eric lo stava osservando mentre controllava i suoi spostamenti. È meglio che mi sbrighi se voglio salvare Christine! Raoul cadde in una cella di vetro. Cosa? Che cos'è? Fammi uscire! Farti uscire? Ma sei entrato in casa mia! Sei tu il fantasma? Dov'è Christine? Christine potrebbe diventare l'amore della mia vita. È impossibile, lei non ti ama. Oh, ma ama te? È questo che ti ha detto? Non credo proprio. Torno subito. Aspetta! Eric tornò nella sua stanza dove Christine era stata rinchiusa. Le parlò di Raoul. Raoul è qui. Eric, lascialo andare. Dovrei? Beh, forse se mi sposerai. Altrimenti il povero Raoul rimarrà intrappolato nella cella per sempre. Christine pianse di dolore, ma il suo amore per Raoul era più forte che mai. Va bene, ti sposerò. Eric sorrise divertito. Finalmente. Con il tempo imparerai ad amarmi. Finalmente qualcuno mi amerà. Il cuore di Christine si sciolse nel vedere quanto Eric dovesse essere stato solo per tutta la vita. Eric, ti ho sempre amato, ma non nel modo in cui amo Raoul. Lei lo baciò. Ed Eric iniziò a piangere. Cosa c'è che non va? Mi hai baciato. Nessuno mi ha mai baciato, nemmeno i miei genitori. Era sconvolto dall'emozione. Povero Eric, se solo le persone della sua vita avessero cercato di amarlo, sarebbe diventato una persona più gentile. Non avrei mai pensato che mi avresti baciato. Non potevo sopportare di ferire una persona gentile come te. Rilascerò Raoul e tu dovrai andare con lui. Lo farò, ma tu devi venire con me. Iniziare una nuova vita, fare buone amicizie. Ma... sarò sempre al tuo fianco. Sono libero. Ora devo trovare... Raoul! Christine, stai bene? Dov'è quella canaglia? Il fantasma ha imparato la lezione. Vieni, dobbiamo ancora festeggiare. Le parole di Christine avevano infuso coraggio nel cuore del fantasma. Una nuova vita. Se lei è con me, credo di poterci provare.
E da quel giorno il fantasma cessò di esistere. Ora c'era solo Eric. All'inizio era nervoso, ma con l'aiuto di Christine riuscì presto a farsi dei buoni amici. E dato che conosceva così bene il Palais Garnier, i dirigenti erano molto soddisfatti del suo lavoro. Christine non rivelò mai a nessuno il suo segreto e così lui iniziò a vivere una vita tranquilla. Tutto questo perché aveva deciso di ignorare chi lo odiava e di amarsi per quello che era.